In Italia nascono molte imprese tecnologiche e i giovani talenti sfornano in continuazione idee innovative, ma le start-up rimangono troppo spesso in una fase di incubazione e faticano ad entrare nel mercato. È per superare questo collo di bottiglia che 3 anni fa Novartis e Caripro Factory hanno lanciato BioApper, un articolato strumento di sostegno ai giovani che vogliono creare e far crescere start-up nel settore delle scienze della vita. Una piattaforma di training e accelerazione di cui da quest'anno fa parte anche il colosso IBM, rivolta a chi sogna di tradurre un'idea in una vera e propria impresa. Ma come funziona BioApper? Lo spiega l'amministratore delegato di Caripro Factory, Carlo Mango. BioApper è stata studiata come iniziativa realizzata per creare opportunità ai giovani innovatori e a loro è dedicata questa iniziativa che vede la collaborazione tra soggetti privati, sia profit che no profit, con l'idea di generare valore economico e di coronare le aspirazioni di questi giovani neoimprenditori. Ci sono molte idee innovative, moltissime start-up, ma poche riescono ad accedere al mercato. Questo è un punto chiave. Troppo spesso abbiamo delle start-up che risiedono tantissimo tempo negli incubatori, dovrebbero solo nascere e svilupparsi, e invece restano lì. In molti casi abbiamo dei turnover, dei giri d'affari limitati. BioApper su questo vuole dare un contributo, sia continuando a sostenere i neoimprenditori fin dall'inizio, ma anche e soprattutto rafforzandoli. Questo è un po' il compito che ci diamo, perché un sistema forte, di start-up, di imprese innovative, può essere veramente un fattore di grande competitività per il nostro sistema. BioApper nelle 2 passate edizioni ha sostenuto nella prima fase di sviluppo oltre 250 progetti, mettendo assieme le competenze dell'intero ecosistema, università, non profit, industria, istituzioni e investitori. Ma quali sono le possibili innovazioni del futuro prossimo? Ne parla Daniela Scaramuccia, direttore Healthcare e Life Science di IBM Italia. Le applicazioni possono essere le più disparate, dalle tecnologie blockchain per la gestione dei dati dei pazienti, penso ai trial clinici, piuttosto che ai controlli della filiera del farmaco, sempre grazie alle tecnologie blockchain, piuttosto che il cognitive, l'intelligenza aumentata per scoprire nuove correlazioni che ancora noi non abbiamo scoperto. E penso quindi alla genomica, penso poi alla gestione delle informazioni, ma anche le cose più semplici, come un'app che ci consenta di raccogliere le nostre informazioni, condividerle con i medici e anche contribuire in qualche modo alla ricerca. Il 70% dei progetti finalisti delle prime 2 edizioni di BioApper ha raccolto finanziamenti per un totale di 2,2 milioni di euro.